Ciao a tutti, io sono Lorena, una suora missionaria comboniana, sto lavorando qua in Costa Rica adesso, sono costaricana di origine, mi occupo adesso delle ragazze aspiranti, quindi dell'orientamento vocazionale. Ecco, io vi raggiungo qua con questa scultura e Gloria mi chiedeva di darvi una specie di commento su questa lettera che il Papa ha scritto il giorno di Pasqua ai movimenti e organizzazioni popolari. E io vorrei raggiungervi con questa bellissima scultura chiamata la danza azteca, perché per me è un icono, diciamo, di quello che può essere la forza di questi movimenti popolari e la forza di una comunità che si raduna intorno al Cristo risorto, alla speranza nuova e rinnovata in lui, per ricordarci, come oggi è diventato moda dirlo, o ci salviamo tutti insieme o periremo tutti insieme, no? Un po' adesso è uno slogan questo, ma grazie a Dio credo che in molti casi è anche vero, si sta trasformando questo in una realtà di beni. Qua ci sono molte, molte persone che si attivano, famiglie, quartieri, pastorali sociali delle parrocchie che stanno facendo questo. Il nostro problema più grosso forse sono i migranti. No, i nostri fratelli nicaraguensi, no? Che sono quelli più colpiti magari da questo, perché molti, non avendo la casa, dipendono dal lavoro per pagarsi un affitto, perdendo il lavoro perdono anche dove stare, devono tornarsene a casa loro. Quindi questa è una delle sofferenze più grandi che abbiamo in questo momento. Peraltro qua le parrocchie, quasi tutte, si stanno organizzando moltissimo, soprattutto la pastorale sociale, che chiede alle famiglie, le famiglie che possono, vengono e condividono anche i negozi, così, i viveri, per distribuire ogni settimana tra le famiglie più povere. Ecco un po', io con questo vi saluto, ci sarebbe molto da raccontare, ma il tempo è breve, quindi vi faccio i miei auguri e Dio vi benedica. Sono sicura che questo confinamento è duro per tutti, ma anche stiamo imparando molto da questo. Che il Signore vi benedica e vi saluto.